Ciao! Video in collaborazione con la mia amica Erika, le fatine del trucco. Ciao tesoro! E noi abbiamo questo video in collaborazione che quando riusciamo a farlo lo facciamo, altrimenti insomma non lo facciamo con cadenza mensile, però so che piace e noi lo riproponiamo appena riusciamo a farlo, insomma. Quindi è il video in collaborazione con Erika, mai più con e mai più senza. Questo titolo è molto carino, l'aveva inventato lei, l'aveva scelto lei, veramente bello. Partiamo dai mai più con, così ce li togliamo dalle scatole. Allora, un mai più con sono delle matite, queste matite duo di Yves Rocher. Come sapete io sono consigliera di bellezza Yves Rocher, quindi vendo i prodotti Yves Rocher, però so essere obiettiva. Quando un prodotto non mi piace di Yves Rocher sono la prima a dirlo. Queste matite non mi piacciono, nel senso che sono difficili da mettere sull'occhio, e ora ve li mostro perché poi comunque sono colori molto carini e vi mostro poi alla fine come li utilizzo. Allora, questa sono molto carine, veramente a vedersi, veramente molto molto carine. Questa è la lavanda e blu indigo, ve le swatcho qua. Lavanda, allora non sono molto 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 scriventi, e questo è il blu. Allora, sono molto dure, poco scriventi sull'occhio, anzi quasi per niente. Non mi piacciono, io preferisco matite più morbide, matite super scriventi come quelle di Essence, ma anche altre di Rocher. Sono queste, sono quelle automatiche, sono un po' come quelle della Essence, però costano di più di Essence. Non sono più valide di quelle della Essence, e quindi vabbè, comunque sono buone. Queste sono appunto le stilo di Yves Rocher Waterproof Eye Pencil. Anche di queste credo di averle tutte e sono molto molto valide. Mentre queste, come vi dicevo, non lo sono. Poi c'è questa sono doppie, quindi sono molto comode. Questa si chiama, vabbè, hanno vari nomi in francese che io non so pronunciare. Comunque questo è un verdone durissimo, mamma mia quanto è duro. Un altro verde chiaro, però un po' più carino rispetto all'altro. Poi c'è questi due, grigio, grigio chiaro, grigio scuro. Questo scrive di più, questo grigio scuro. Poi c'è questo grigio chiaro. E poi ce ne sono altre, non ho finito. Comunque, questo è un duo call, anche questo è un argento. Vedete, poi i colori non sono male, ripeto e ribadisco. Questo già è molto più duro e credo che sia l'ultima questa. Questo è incandescente, dice duo call. E questo è un colore, sono dei colori molto, ecco, questo ad esempio è più morbida, scrive leggermente di più. Questa è durissima, però è molto bello come colore. Va bene, insomma, ve le ho swatchate bene o male tutte queste che io appunto ho comprato e comprato più volte, volevo dire, di altre, insomma, sempre di colori diversi. Quindi sull'occhio non mi piacciono, sono dure, non scrivono, ma come le utilizzo? Le utilizzo come base, quindi le applico, le stendo così in questo modo, su tutta la palpebra mobile, in questo modo, e riesco quindi ad utilizzarle. Quindi come base sono un'ottima base. Un altro mai più con è questa. Questa acqua virginiana che comprai un bel po' di tempo fa, non ricordo esattamente, è una lozione, qui dice, l'avevo presa nel negozio di Perlier, sì, è della Chelemata, ed è un'acqua virginiana, lozione multiattiva per tutti i piccoli problemi di pelle, distillato purissimo, bla 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 bla. Peccato che non. Allora, qui c'è scritto che dona rapido sollievo, riduce la sensazione di bruciore, ma assolutamente, anzi lo fa venire ancora di più il bruciore perché contiene alcol. L'ho visto da qualche parte, ora ve lo dico, eccolo qua. Questo
lince, acqua, alcol denaturato, Amamelis virginiana. Quindi sul viso assolutamente non la posso utilizzare. E niente, non riesco a utilizzarla, non so come fare, non so provare a diluirla, non lo so. Fatemi sapere voi se avete qualche consiglio su come utilizzare quest'acqua virginiana che pensavo fosse qualcosa di utilizzabile anche come tonico, come insomma calma le irritazioni e purifica la pelle dai punti neri. No, vabbè, niente, mai più con via. Passiamo ai mai più senza. Allora, i mai più senza sono questi prodotti di L'Oreal che sono esattamente questi. Li avrete già visti sicuramente. Io ho preso il 501 Bonnet. Sono delle tinte per labbra che ricordano moltissimo quelle di Yves Saint Laurent. E ovviamente a un prezzo molto molto ma molto più basso. Questa è la prima che io ho comprato. Hanno un'ottima durata, sono pigmentatissime. E devo dire che me ne sono innamorata, così ne ho prese altre due. Ne ho quindi riacquistate altre due. Allora, questa è la numero 200 Princess ed è bellissimo. Guardate anche come è fatto bene l'applicatore, proprio ricorda quello di Yves Saint Laurent, anche se io non ne ho quelle tinte di Yves Saint Laurent, però guardate, questo è stupendo. Questo è un color pesca, quasi corallo, veramente bello per l'estate. Invece quello sopra è più un nude molto portabile anche da giorno senza problemi. E l'ultimo che ho comprato è il numero 300 Juliet. E guardate che bello che è. E questo è proprio un bel rosso, non troppo forte, però insomma si nota sulle labbra. Sono molto valide queste tinte per labbra di L'Oreal. Hanno un costo ovviamente inferiore a quello di Yves Saint Laurent, sui dai 10 ai 13 euro più o meno. Comunque vi lascio scritto il prezzo esatto perché ora non ricordo. Comunque sì, 10-11 euro io li ho trovate sia ad acqua e sapone, sia in qualche profumeria tipo Beauty Star, insomma. Un altro mai più con, ne ho scelti due, quindi due per categorie. Un altro mai più con sono altre matite, ma questa volta sono super amate, super pigmentate, morbide, facilissime da utilizzare. Sto parlando delle matite Mua. Io ho queste 5. Allora, partiamo da questa. Queste sono veramente strepitose. Ve le consiglio, hanno un prezzo irrisorio. Allora, questa. Vediamo un po' se c'è scritto qua. Esatto, turquoise. Mettiamole qua. Allora, sono morbidissime, hanno dei bellissimi colori. Queste le utilizzo sia ovviamente sull'occhio sia come base, sono veramente valide. Ecco, poi hanno questo tappo tempera matite, quindi non avete bisogno, lo avete già a portata di mano. Poi c'è questo blu splendido che si chiama Royal Blue. Cosa che mi piace soprattutto sembra un po' più scuro, in realtà è leggermente più chiaro. Io adoro le matite morbide, magari non troppo, però quel giusto morbido e mi piace veramente tanto. Poi c'è questa che è Lovely Lilac, questo lilla. Il Forest Green, un bel verdone. E l'ultimo che è il nero. Forse avevo anche il marrone, il Jet Black. Sì, avevo anche il marrone. Comunque, il nero è fantastico. Veramente un bel nero intenso. Bene, questo era il mio video in collaborazione con Erika. E fatemi sapere.
cosa ne pensate di questi prodotti, se per voi sono dei prodotti mai più con o mai più senza. Ciao!